Buonasera, io faccio questo video, sono molto truccata oggi e la luce è sempre quella che è, e l'acqua scorre, ma è l'acqua del mio cassone, in quanto hanno tagliato l'acqua qui nel mio paese, hanno tolto l'acqua e quindi uso l'acqua che abbiamo in serbo. Quindi per favore non menzionate il fattore acqua, perché voi non sapete esattamente com'è la situazione qui. Comunque, mi strucco con voi semplicemente per fare due chiacchiere. Sto usando il balmo che ho fatto io per struccarmi, per fare due chiacchiere, perché mi è stato detto più volte che risplendo moltissimo ultimamente, e in ogni video è come se a un certo punto io fossi diventata la stella, non so. La cosa mi fa piacere, mi fa molto piacere. È rosso perché ho messo l'eyeliner di Givenchy. Alcuni anni, cos'era, 3 anni fa, 2 anni fa, quando feci il video sull'aggiornamento delle mie routine, la tretinoina, 5 anni con tretinoina, acido glicolico, eccetera eccetera, quella sera che feci il video, era quel pomeriggio, non mi ricordo, era una giornata molto particolare, per cui quel video, pur avendo avuto tantissime visualizzazioni, era un video melenso, era un video assolutamente mal fatto, perché non so perché quel pomeriggio lo feci, ma sicuramente non stavo vivendo un momento bello della mia vita, dovuta più che altro alla salute. Motivo è che un paio d'anni dopo quel video, o l'anno successivo, io sono rientrata in Italia. Cos'è cambiato da allora? Io sono rientrata in Italia e mi sono curata, perché altro non potevo fare, e ho continuato a curare la mia pelle. Il nostro aspetto esteriore rispecchia anche quello che noi viviamo dentro. Io sono invecchiata, nel senso gli anni passano, si vedono, però come dicevo ho continuato a curarmi. Sono stata al mare l'anno scorso e quest'anno, cosa che non facevo da tantissimo anno. Ho preso tutte le precauzioni, ma ho continuato con la tretinoina, con gli acidi, prendendo tutte le precauzioni possibili. C'è qualche cosa qua, ma è perché devo togliere con la peach fuzz. Allora, dico che tutto questo è il fatto di essermi curata, di curarmi con i farmaci, di aver man mano raggiunto un po' di serenità, anche se la serenità totale ancora no, mi porta ad essere più positiva dentro, e questo traspare anche esteriormente. Questo appunto è qualcosa che riguarda me stessa internamente e mentalmente, perché la nostra psiche ha un valore anche determinante su come noi siamo, giusto? Su questo convenite. Allora, ci sono delle cose che indubbiamente ho fatto in aggiunta a ciò che facevo, cioè tretinoina, acide, eccetera eccetera. Adesso passo alla detersione, sempre con l'aloe. Ricordatevi che c'è lo sconto, poi vi parlerò di anche altri prodotti che ho ricevuto. Cos'è che ho aggiunto a ciò che facevo quando vivevo a Shanghai? Innanzitutto ho continuato con, Dermaroller. Poi ho continuato con la microcorrente, e questo va bene, lo facevo anche prima. Ho fatto i trattamenti qui su quest'area dove ho le cicatrici del plasma pen, e questa è una novità rispetto alle cose che facevo a Shanghai. Ho aggiunto, cosa che prima non facevo, la niacinamide. Questo già da diverso tempo, e diciamo che sta facendo il suo lavoro egregiamente sulle mie imperfezioni e anche sulle cicatrici d'acne, ma contestualmente al plasma pen.
Poi, rispetto a quello che faceva a Shanghai, ho aggiunto le maschere in crema che utilizzavo poco all'epoca, soltanto una di Sisley e quella di Origins. Sì, altre maschere è vero, però ho aggiunto queste maschere di I Am From che fanno anche loro il loro lavoro. I ceramidi, al di là del detergente Cerave, ho aggiunto le ceramidi in lozione soltanto quello di Dr. Jart. Ma adesso non è che voglio parlare tanto dei brand specifici. Quindi, niacinamide, il plasma pen per riassumere, un misto di peeling acidi, gli idrolati che lì a Shanghai, un misto di acidi, ve l'ho fatto vedere una volta precedente, ma è un prodotto da... Gli idrolati appunto che a Shanghai non trovavo, o se c'erano devono essere reperiti in maniera molto molto problematica. L'aggiunta di, per un certo periodo ho utilizzato il retinolo dell'Olay per due confezioni qui, però poi a un certo punto ho smesso, in quanto io la tretinoina l'aggiungo anche qui al contorno occhi. Confesso di aver smesso di utilizzare, infatti ce l'ho qui, di utilizzare la bava di lumaca, perché a un certo punto mi dava un'irritazione così forte qui sul viso con dei rossori, quindi ho smesso di utilizzare la bava di lumaca. Cos'altro? Ho continuato a utilizzare il tonico, ecco stasera lo uso, il tonico all'acido glicolico al 7%. Ho un'alimentazione diversa. Io pensavo di aver messo su dei chili rientrando in Italia, perché mangio diversamente, su alcune cose mangio diversamente rispetto a come mangiavo a Shanghai, ma la bilancia dice, non dice questa cosa. Quindi credo che il viso sia più tonico. Credo che siano un insieme di cose, quindi ripeto, il fattore salute ha la sua valenza, il contorno occhi che stendo utilizzando sempre questo marchingegno dell'Omedics, sono tante cose, forse anche la mia serenità, non lo so. Ripeto, una serenità, ecco, ricordatevi sempre, magari qui io posso avere dei rossori, ma è normale, ricordatevi sempre di portare tutto dove potete. Questo, l'acido glicolico, lo porto ovunque. Ecco, ho notato per esempio che il collo è migliorato. Sarà per il New Face, sarà perché metto tretinoina soltanto però qui, sulla parte laterale, non qui. Metto l'acido glicolico quando è alla fine della sua stesura, lo tampono anche qua. Non so, stavo parlando di acidi, adesso che ho messo l'acido glicolico, vedete sono un po' arrossata, prendo il... ma poi sono sempre le stesse cose di cui vi parlo, prendo il Midnight Blue Calming Mask, Calming Cream, e lo stendo qui. Bene o male, poi l'uso costante, cioè io la mattina e tutto, basato su un trattamento antiossidante, quindi quello che uso la mattina è tutto antiossidante, fra la polvere di acido ascorbico, resveratrol ferulico misto con l'acido ialuronico, adesso ho aggiunto anche il picnogenolo, quindi la mattina è concentrato tutto sull'antiossidante. Quindi l'antiossidante cosa fa? Blocca i radicali liberi e quindi la pelle invecchia più lentamente. Non so, io credo che molte cose nascono dall'interno. L'ultimo periodo a Shanghai ero piena di lavoro,
Apparentemente ero felice, sì, apparentemente ero felice, perché il lavoro per me è basilare, il lavoro è vitale, ma al di là del fatto che è vitale perché ti dà da vivere, ti dà energia. Quindi anche quella ha la sua valenza, no? Metto un po' di lozione alle ceramidi. Non so, io cosa vi dico? Leggevo dei commenti, mi sono lasciato un po' andare. Leggevo di una ragazza che mi diceva: quasi quasi mi sto appena lavando il viso, non sto facendo altro. Ma tutto questo cosa rispecchia? Rispecchia quello che sentiamo dentro. Noi quindi trasferiamo fuori col nostro aspetto esteriore quello che stiamo vivendo dentro, c'è poco da fare, c'è poco da fare. Quando io vi chiedo, amatevi, curatevi, prendetevi cura di voi stesse, ma non tanto, basta anche solo i piedi, no? Quel fatto di, l'ho fatto a mio fratello, ho detto usalo, tutto contribuisce. E allora, se noi ci vediamo meglio, questo aiuta il nostro interno, la nostra anima, il nostro cuore. È un cane che si morde la coda. Non so, è così, è così. I miei capelli stanno meglio, l'acqua di Shanghai era terribile, lavarli con l'acqua di qua, probabilmente quando l'abbiamo, è perché oh, c'è pure questo problema dell'acqua. Però ho fatto determinate scelte, sono felice così. Cos'altro? Ma io credo che sia passato un po' il concetto di quello che intendo. Metto contorno occhi sempre all'aloe di destra. Stasera non sono di tretinoina, per cui poi metterò rosa ipsidoil. Sarà confuso al massimo questo video, però. Dicevo, questo video sarà confuso al massimo, credo che passi un po' il discorso perché non mi faccio scalette, non mi faccio, come si chiamano, quando lavoravo in una produzione di cinematografica, sì, c'è un termine tecnico che lo dice. Quindi abbraccio, poi è estremamente imbarazzante, cioè malgrado siano anni che mi espongo qua. Non ho preso la dimestichezza che sarebbe necessaria avere. Prendo il rose ipsidoil perché così. No, non metto il rose ipsidoil perché prima faccio una maschera. Peccato averla fatta non con voi, ma ho fatto questa masque de nuit velours di Sisley che mi hanno dato in campione l'altro giorno, veramente eccezionale, ma come maschera calmante faccio, vediamo un po'. Scelta è caduta su una cosa più naturale possibile, l'aloe. Sì, perché mi hanno regalato anche due bellissime piante, ve le farò vedere. E guardate qui che cosa ho. Guardate che bisteccona di aloe. E quindi vado di gel d'aloe che lascerò sul viso, ripeto, quello che abbiamo dentro si rispecchia. Ci sono dei giorni che non c'è bisogno neanche di trucco e risplendiamo perché siamo bene dentro. Come magari tutto questo che faccio per il viso non ha senso perché sto bene dentro, chissà, magari senza fare nulla. Ecco qua. E ne ho ancora che metto qui in una ciotolina e la lascio riposare. Ecco, starò un po' con questa. Poi
metto magari una maschera in tessuto su per bloccarla, ma non ce n'è bisogno neanche. Spero che il discorso sia passato, non c'è niente di magico. Ah, guardate, lavarsi pure le mani, sciacquarsi le mani con l'aloe, col gel d'aloe, su, cioè, la testa mi ha fatto un regalo che mai pensavo. E vi parlerò ancora di altro. Appena vedo i benefici, fra una settimana, di una cosa che fa bene anche all'interno del nostro corpo. Dov'è? E così, spero che non sia stata confusa. Comprare un gel d'aloe di qualsiasi brand e avere una foglia, cosa migliore? Assolutamente, non c'è paragone. Un po' di amaro dell'aloe vera, se vi va in bocca, leccatelo pure, male non fa. Magari prendete un cucchiaino di miele. Avevo la maschera di Neutrogena in idrogel che ho usato la settimana scorsa in frigorifero. Invece di utilizzare una maschera, quella da usa e getta, ho utilizzato questa idrogel con l'aloe sotto. Ma chi sta meglio di me? Amaro in bocca, dolce nell'anima.